Amici di Dilettantissimo, una cordiale buona serata da Chiavari. Amichevole di lusso al comunale tra l'Entella e la Sampdoria. Parte in panchina il figlio il prodigo Antonio Cassano. Le riprese e il montaggio sono affidati ad Andrea Giannotti. Calcio d'inizio a favore dell'Entella. Belli preferisce accentrarsi, punta l'area di rigore. Ancora Belli, poi cerca il pallonetto e è bravo Viviano ad alzare in calcio d'angolo. Ottimo spunto questo di Belli. Largo dall'altra parte, libero Cassani. Attacca la Samp da destra, la finta per Eder che cerca dentro Muriel. Conclusione di Muriel, pallone fuori non di molto. Ottima intesa tra Eder e Muriel che ha provato al volo col destro, non inquadrando la porta. Secondo tempo di Entella Sampdoria. Vuole il pallone Barreto che lo restituisce bene a Reggini. Si fa vedere dentro Muriel. Arriva anche Eder. Il pallone è dentro. Sampdoria in vantaggio con la percussione da parte di Eder che si è fatto trovare pronto e ha sbattuto il pallone in rete. Il vantaggio della Samp dopo 14 minuti della ripresa. Limite dell'area di rigore. Vicino a lui Barreto, il passaggio di nuovo verso Eder, vertice dell'area di rigore. Arriva velocissimo Reggini, traversone dentro, a cercare Muriel di testa. E in due minuti, prima Eder e poi Muriel stendono l'Entella. Preciso il traversone di Eder. Muriel con estrema semplicità ha incornato nell'angolino. In due minuti la Samp fa due gol. Prima Eder e poi Muriel. Entella 0, Sampdoria 2. Silvestre e Viviano e dentro lo Brignolo. Eccolo qua dentro Antonio Cassano. Il boato del pubblico per Fantantonio. Questa invenzione di Cassano verso Zola che dentro l'area di rigore, l'uscita da parte di Borra che è bravissimo. Arriva adesso il triplice fischio, l'Entella perde in casa 2-0 l'amichevole contro la Samp, gol di Eder e di Muriel.